Come usare i 4600 FC Points dell'Ultimate Edition e non solo, perché in questo video andiamo ad analizzare tutti i metodi, sia lato compravendita col nostro John e sia lato gameplay con me, e c'è un nuovo metodo che nessuno sta affrontando che ti diciamo alla fine del video. Prima però ragazzi vi ricordiamo di lasciare un bel like e un follow qui al canale YouTube. Questo è il secondo video di una serie di video che arriverà sul canale, che vi accompagnerà proprio allo start di FC25, quindi non perdetevi tutte le news che arriveranno e fateci sapere ovviamente come utilizzerete voi i 4600 FC Points nei commenti, ricordando che verranno dati non allo start della web app ma bensì allo start dell'Ultimate Team, quindi giorno 20 settembre. Nel primo scenario dove abbiamo solo i 4600 FC Points, il mio consiglio lato gameplay non è il solito di fare sempre i soliti draft online. Tra l'altro, piccola parentesi, per andarci a guadagnare devi fare almeno 3 o 4 win, quindi considerando che ci sono tutti i pro, tutti i giocatori molto forti nei draft, diciamo che lasciano il tempo che trovano, oppure addirittura quelli offline che l'anno scorso vi consigliai ma che effettivamente all'inizio del gioco sono estremamente noiosi da fare, comunque te li devi giocare a una difficoltà abbastanza alta, sia per provare un po' i giocatori e sia per provare un po' il gameplay. Quindi il mio consiglio è quello di conservarti qualcosa per le evoluzioni per due semplici motivi. Il primo è perché potrai costruire banalmente la tua squadra attorno a quei giocatori o a quel giocatore dell'evoluzione. Basti pensare al classico Llorente dell'anno scorso, che poi ce lo siamo portati davanti per 2000 miliardi di partite, e soprattutto per la modalità Rush, che non richiederà FC Points nello specifico ma che probabilmente avrà degli obiettivi che richiedono di utilizzare evoluzioni o comunque cose che si fanno con gli FC Points. Quindi a questo punto fai due piccioni con una fava, ti fai la Evo con gli FC Points, te la fai golosa e poi la utilizzi dentro Rush, modalità che EA sta pushando alla grande e che quindi secondo me, secondo John, avrà una buona fetta di rilevanza all'inizio del gioco. Tra l'altro ricordiamoci che proprio attraverso Rush si accumuleranno punti velocemente per salire nel pass, e quindi più giocate, più facciamo obiettivi all'interno di Rush e più veloce sarà. Questa combo Evo più magari draft anche per conoscere un po' il gioco può essere fondamentale, come dicevi tu, proprio per lo start. E invece tu John, lato mercato, che ci dici? Lato mercato, ovviamente io all'inizio del gioco gioco pochissimo, sapete, tutti gli FC Points andranno sui pacchetti perché bisogna immettere subito benzina nel club, bisogna convertire in pacchi e in crediti poi ovviamente tutta la valuta che c'è da l'Ultimate. 4600 FC Points senza grosse sculate solitamente corrispondono a 50-60k se non siete stati troppo fortunati. Questi 50-60k ovviamente saranno proprio i primi, sarà la base per poter iniziare a fare investimenti, iniziare a comprare carte e cercare di raddoppiare e salire molto più velocemente con la compravendita. Vabbè, tu sculi, quindi al primo pacchetto che apri trovi Mbappé e quindi non hai bisogno. Nel mio caso specifico, ok, io non faccio adesso, ok, io sculerò e quindi va bene. Però per chi diciamo che solitamente non scula ma è già addicted con la compravendita, sa già muoversi, e qui troverete sul canale, mi raccomando, nel prossimo video già i primi consigli su come muoversi, quali saranno i primi investimenti da fare, bisognerà investire tutta la cifra per avere una pila già attiva su 100 posti o comunque su 70-80 posti di carte che mediamente ogni release possono portare già dei bonus di crediti. Proprio per quanto riguarda invece i draft, io consiglio di non farli perché impegnano tanto tempo, oltre al fatto che dovete essere molto bravi ovviamente, quindi dovete andare almeno al terzo quarto livello come diceva Giorgio per vincere e andare in positivo, no? Per andare in budget positivo rispetto a quello che avete speso, impegnano anche del tempo. Io quel tempo lo dedico direttamente al mercato, quindi stando sul gioco quell'oretta di un draft riesco a fare manovre di mercato, aste, fare tanto, che mi aiuta ovviamente a salire come crediti. Quindi l'impegno del tempo per me non conviene. Secondo aspetto, non cadete nella trappola dei pacchetti non scambiabili. Non ci dovrebbero essere pacchetti non scambiabili allo start, ma non lo sappiamo. Speriamo. Mi raccomando, solo pacchetti scambiabili, perché l'obiettivo è quello di ottimizzare i crediti, quindi solo pacchetti scambiabili. Inoltre vi ricordo di spenderli da subito, 4600 FC Points, di non conservare niente per ulteriori promo o evo, cioè tutto quello che si può rimandare, si può fare successivamente, facciamolo dopo eventualmente con i crediti. Pure la stessa evo, dovesse arrivare un evo importante come ha citato prima Giorgio alla Llorente, la acquisteremo con i crediti, ma da subito, cioè la totalità
della valuta in pacchetti per ottimizzare la compravendita. L'argomento bonus di cui parlavamo prima invece è una cosa molto importante secondo me, e riguarda il pass che prima John aveva leggermente accennato. Il pass, come ben sappiamo, probabilmente dovrebbe essere a pagamento, sia acquistabile con i crediti ma soprattutto con gli FC Points. Non sappiamo adesso né le ricompense che darà né ovviamente il costo fisso, e non sappiamo neanche se cambierà durante l'anno in realtà questo costo, da stagione a stagione. Magari una season che dura 3 settimane costa di meno, lunga. Una season che costa 5 settimane costa di più. Di più. Ci aspettiamo, secondo noi, un range tra i 1.500 e i 2.000 FC Points, quindi tra i 15 e i 20 euro, più o meno. È una prediction totale questa, ok? Il mio consiglio è, però, e probabilmente quello che farò anche io, appena entro nel gioco, la prima cosa che faccio, Ultimate Team, non metto manco le impostazioni del pad, di cui arriverà un video nei prossimi giorni. Entro su Ultimate Team e compro il pass, perché il pass per la prima volta comprenderà una delle ricompense che abbracceranno tutte le modalità di FC, non solo Ultimate Team. Quindi se magari tu al day one non giochi ad Ultimate Team ma te giochi la carriera, comunque potrai avanzare all'interno di questo pass. E quindi la prima cosa che io vi consiglio è di andare a shoppare questo pass e poi con i restanti FC Points fare tutto quello che ti ho detto prima, lato gameplay. Mentre tu invece lato pass mercato. Ovviamente immaginate già quale possa essere la risposta, anche se non sottovalutate il fatto, soprattutto se non giocate solo Ultimate Team, di veramente shopparlo il pass, perché è una novità, quindi non vi voglio tarpare le ali da subito andando su direttamente sui pacchetti, soprattutto se giocate anche a carriera o altre modalità. Però per i tryharder di Ultimate Team ovviamente non bisogna spendere sul pass. Perché? Perché il pass è vero che dà delle ricompense aggiuntive, ci dà qualcosa in più rispetto al pass base, ma ce lo dà un po' alla volta, ci dà livello per livello un avanzamento, qualche pacchetto in più, qualche carta in più, tutto valore ovviamente non scambiabile, che ci ritroveremo alla snocciolata assegnato nel club, ma va in controtendenza con quello che dobbiamo fare, cioè avere da subito ovviamente una grossa immissione di crediti nel club, sperando di sculare qualcosa per startare con la compravendita. Quindi il pass non lo shopperemo, sì, eventualmente lo shopperemo, ma in separata sede, sperando che, come anche succede in altri giochi, anche acquistando successivamente, dopo che siamo arrivati per esempio al livello 10, al livello 12 del pass, ci vengono dati anche ovviamente tutte le rewards dal livello 0, dal livello 1 fino a quello dove siamo arrivati, e sperando che questo pass si possa acquistare, come succede per le Evo, anche con i crediti. A quel punto, una volta che abbiamo messo in moto il nostro club e abbiamo messo in moto la nostra compravendita, avremo abbastanza crediti per concederci un regalo, il lusso del pass, dopo aver valutato se effettivamente vale la pena, vedendo quelli che sono i premi livello per livello, e lo andremo a comprare con i crediti. Perfetto John, e poi vogliamo dare un secondo scenario dove oltre 4600 FC Points avete anche qualcosa vicino, magari vi fanno un regalo, magari shoppate, magari siete soliti spenderci comunque qualcosa nelle prime settimane di gioco. Allo start vi vogliamo dare un consiglio su come utilizzare quella base più qualcosa vicino, partendo dal presupposto che quando noi diciamo e diremo quando avete tanti FC Points, consideriamo tanti una minima base di 40-50.000 FC Points, sì. Qualcosa in meno, qualcosa in più, però rendete più o meno per farvi rendere conto un po' delle cifre di cui stiamo parlando. Anche qua, secondo me, la mia prima priorità, primissima priorità, è quella del pass. Ovviamente, avendo tanti FC Points, la prima cosa che vai a prendere il pass, e qualsiasi cosa poi esce nel gioco, l'andiamo a fare con i vari obiettivi. Fare, in questo caso, qualche draft anche online, sia per provare i giocatori con la nuova cosa dell'FC IQ, con i ruoli, le tattiche, eccetera, eccetera, per sperimentare un po', ma soprattutto esplorativi, però, esatto. Senza troppe pretese, cioè se si perdono va bene, avete investito qualcosa, ma sempre for fun. For fun, esattamente. Banalmente per giochicchiare un po', e poi magari si prende anche delle ricompense. Quindi anche se non sei bravissimo e non riesci a fare il livello 3, il livello 4, ma ti fermi a un livello 2, alcune volte a livello 1, non è un problema. E poi ovviamente spacchettare, perché i FC Points servono sicuramente per darci questo divertimento di pacchetti, e ovviamente aggiungendo poi tutte le cose che ci siamo detti prima, quindi le evoluzioni, pass come vi ho già detto, rush, eccetera eccetera. Diciamo che questa soluzione, per chi ci spende qualcosina in più, permette una sorta di all-in, no? Tra le varie cose che ci siamo già detti, senza tralasciare niente il pass, ovviamente in questo caso ci finisce dentro perché è la prima novità che abbiamo quest'anno e quindi ci sta andarla a shoppare. Sono d'accordo con te, così come pure l'Evo. Un consiglio che vi diamo però in aggiunta è, magari se avete un budget elevato da poter caricare
caricare allo start, di non caricare tutto magari al day one, perché poi vi viene la frenesia, non resistete ai pacchetti e iniziate ad aprire tutto. Soprattutto vi consigliamo anche di portare una piccola quota, o comunque una quota poi a seconda di quello che volete, insomma, decidere voi, anche alla prima promo che avremo probabilmente a partire dal giorno della release della standard, quindi dal 27. Quindi vi gestite una prima quota, che può essere la metà per esempio del vostro ammontare di FC Points sui primi 7 giorni, dal 20 al 27, e poi ne aggiungete un'altra parte dal 27 in poi, andando a sperare di trovare qualcosina delle prime carte della prima promo. Vi ringrazio John, detto ciò noi ci siamo detti tutto, vi aspettiamo nei commenti e su tutti i social per potenziali domande che avete. Noi ci vediamo penso anche domani con un nuovo video, e quindi certo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e soprattutto attivate la campanella, lasciate un like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao.